Matteo Paolillo, buongiorno e benvenuto su Radio Norba. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ben trovato. Il 5 aprile è uscito Edo, ultimo atto, con 7 brani ispirato a Mare Fuori. Ma una domanda che ti faccio, sei qui in versione cinematografica o un po' più discografica? Com'è? Scusami, che ti sei qui in una versione più cinematografica o un po' più discografica? No, più discografica, diciamo. Questo EP è legato al mio personaggio della serie, agli argomenti che lui affronta durante quest'ultima stagione e come questi argomenti, diciamo, l'ho trattato io attualmente e poi discograficamente. Beh, sì, quanto c'è di te in questo lavoro discografico più che di Edo? Quanto c'è di personale? C'è un po' di personale, un po' del personaggio, e la sfida è capire quali frasi sono riferite alla mia vita privata e quali sono riferite al personaggio. È quella la cosa bella, nascondersi dietro il personaggio, no? E questo naturalmente lo scopriremo ascoltando Edo Ultimo Atto, giusto? Sì. Mi sembra corretto. Ma si tratta veramente dell'ultimo atto oppure no? Che era quello di cui stavamo discutendo a microfoni spenti prima di venire in onda con te? Diciamo che intanto ho voluto fare questo progetto perché con la quarta stagione si è chiuso un cerchio e abbiamo visto tutti il finale, almeno credo, e quindi c'è stata una chiusa. Poi da qui in avanti chi lo sa. Certo. Ci sono anche delle collaborazioni in questo disco. Diciamo che si tratta di un EP, quindi la fase conclusiva, questo ultimo atto, Edo Ultimo Atto, sono 7 tracce con varie collaborazioni. Sì, la prima collaborazione è stata con LDA, con Luca D'Alessio. Ci siamo conosciuti a Sanremo del 2023 in aeroporto. Sì. E poi è nata una bella amicizia, ci siamo visti spesso anche in studio, anche se non abbiamo mai lavorato a nulla di concreto, fin quando poi stavo lavorando a questo progetto e quindi ci tenevo ad averlo con me, e abbiamo lavorato a questo brano che si chiama Non è cosa. Sì, Mi senti bene? No, ti sento bene, ti sentiamo bene, tranquillo. Stavo semplicemente accennando al fatto che lo ascoltiamo tra poco, anche perché si tratta della traccia proprio di apertura di questo EP. Sì, è uscito come singolo. Sì, poi sì, l'altra collaborazione è con Raiz, sì, che è appunto a parte di Mare Fuori, ma per me è stato un onore comunque averlo, perché a parte che negli anni mi ha sempre dato un sacco di consigli preziosi, ha fatto la storia della musica napoletana e non con Yalma Megretta, e quindi anche lui mi ha svoltato molto la traccia che si chiama Terra Mia. E poi c'è anche Gue. Io conosco bene Don Joe, conoscevo anche Jake, Gue non l'avevo ancora conosciuto, e Don Joe mi ha fatto, diciamo, il grande favore di passare in studio a sentire i pezzi, mi ha dato i suoi consigli e poi io gliel'ho buttata là, ho detto guarda, su questo pezzo Gue ci starebbe benissimo, e lui mi ci ha messo in contatto ed effettivamente poi alla fine abbiamo collaborato. Vedremo che risultati darà nei prossimi mesi, sicuramente belli e positivi. Conservo un bel ricordo di quando ci siamo incontrati sul palco del Radio Norba Battiti Live, e ti aspettiamo nella prossima edizione, mi raccomando. Molto volentieri. Dai, adesso ci ascoltiamo questa canzone, ti salutiamo e ti ringraziamo. Va bene? Grazie mille. Grazie.